È un punto che ci consente di dare un input chiaro a questo finale campionato per quanto riguarda la zona play-out, almeno spero. E sono contento perché i ragazzi, nonostante parecchie difficoltà, avevamo di nuovo fuori Pirrotta per infortunio, il capitano che ha avuto un attacco febbrile e non ha recuperato, però sono estremamente contento e soddisfatto della prestazione dei ragazzi. Nelle ultime giornate il Camarat sta racimolando dei punti importantissimi fra diverse difficoltà, come diceva lei, comunque sembra che la squadra abbia trovato la cosiddetta quadratura del cerchio. Sì, certo. Oggi abbiamo dimostrato di avere veramente capito e compreso quali sono le caratteristiche che deve avere una squadra che lotta e che deve fare per forza risultato e giocare quindi sempre con il coltello tra i denti. E quindi questo mi fa ben sperare per il prosieguo. Da qui alla fine del campionato ci sono ancora in palio 9 punti importantissimi. Dove può arrivare questo Camarat? Noi cercheremo senza dubbio, come abbiamo fatto anche oggi, di fare il risultato pieno in ogni partita che disputeremo. Del resto avremo 2 partite in casa e una fuori, anche se a San Cataldo. Andremo lì a giocarcela fino all'ultimo momento. Se poi la classifica ci dirà che saremo condannati ai play-out, speriamo di farli in una posizione tale da poterli giocare in casa. Evidentemente è un destino che dobbiamo aspettare fino alla fine. Anche io oggi ero molto fiducioso e dopo la partita devo dire che sono molto deluso per la prestazione. L'ho anche detto tra il primo e il secondo tempo, insomma, alzando anche un attimino la voce, però perché pensavo potesse motivare i ragazzi. Evidentemente è una giornata negativa, abbiamo fatto una delle partite secondo me più brutte da quando io sto qua e martedì cercheremo di capire il motivo, perché sì, ci può stare sottovalutare partite perché cose che nel calcio non devono succedere, perché la dimostrazione è quando affronti squadre sulla carta meno blasonate, insomma, che occupano una classifica sotto rispetto alla tua, ci può stare un attimino, però in questo momento del campionato è un errore gravissimo sottovalutare gli avversari. E allo stesso tempo ne è ancora una volta la dimostrazione che noi contro le squadre che purtroppo in un certo senso si chiudono abbiamo difficoltà rispetto a magari quando andiamo a giocare fuori che è campo aperto abbiamo modo di giocare meglio la palla e di conseguenza essere anche più pericolosi. Eppure i palloni nell'area di rigore del Camarat da poter giocare ci sono stati. È mancata anche la cosiddetta cattiveria sotto porta. Oltre che cattiveria c'è anche un dato di fatto che purtroppo parla chiaro, cioè voglio dire, non è né cattiveria né critica, il bomber si nasce, poi magari uno può migliorare, però noi non abbiamo dei giocatori che in questo momento, un po' per dati anagrafici, un po' per caratteristiche, vediamo meno la porta, quindi ci sta che arrivi sotto porta e sbagli, non dovrebbe succedere, a tutti farebbe piacere fare gol perché effettivamente dopo 5 minuti abbiamo avuto una grandissima occasione con Boscaglia, secondo tempo idem, calci piazzati non ne parliamo neanche, però è un dato di fatto, abbiamo difficoltà a fare gol. Questa settimana di sosta può essere un vantaggio per la Folgore che ovviamente dovrà ritrovare se stessa in vista del Paceco. Ma non lo so se è un vantaggio o svantaggio, non credo sia né vantaggio né svantaggio, in questo momento c'è fretta di chiudere il campionato, noi ci speravamo e ci credevamo anche oggi perché in settimana ci siamo allenati anche bene, facendo capire anche ai ragazzi, insomma, ne abbiamo parlato che la gara non era assolutamente da sottovalutare perché incontravamo una squadra che ci teneva a fare risultato a tutti i costi. Però questo non è servito, andiamo avanti, ci dispiace anzi aspettare 14 giorni per una gara dove, ripeto, abbiamo fretta di voler concludere il campionato e quanto prima è meglio. Quello del portiere è un ruolo delicato, spesso bisogna attendere per minuti un pallone, ma non appena quel pallone arriva bisogna farsi trovare preparato e tu in 2 circostanze quest'oggi ti sei superato, soddisfatto della tua prova. Sì, oggi è andata bene in quelle 2 occasioni perché abbiamo rischiato di prendere quel gol che ci tagliava le gambe. Abbiamo fatto di tutto per fare il risultato, per cercare di portare a casa i 3 punti, ma non eravamo abbastanza lucidi lì in avanti. Abbiamo sprecato diverse occasioni dove magari ci si attendeva di più, però bisogna guardare avanti. È un punto che muove la classifica, però sappiamo che non si può sbagliare più niente, parliamoci chiaro. I tempi stringono e bisogna prima possibile chiudere la pratica, che è la salvezza, senza pensare altro.
C'è una settimana di tempo in più per lavorare, perché ci sarà la sosta pasquale, poi subito Pacheco, Parmon, Valle Mussomeli, tre finali le potremmo considerare. Io preferivo giocare già la prossima domenica, in modo tale di chiudere sto discorso che ti avevo detto, il discorso della salvezza. Vendiamo questa settimana, una settimana dove riusciamo magari a lavorare un po' più intensamente su diversi aspetti, per cercare di migliorare, di colmare alcuni problemi, laddove bisogna essere più cinici e più cattivi sotto porta.